Bellati ragazzi, io sono Roy e benvenuti al mio canale. Oggi siamo qui per un video particolare. Infatti, ho deciso di fare questo video perché oggi, esattamente 18 giugno 2021, Nathan Never compie 30 anni. Infatti, il primo numero di Nathan Never, che è questo qui, è uscito in edicola il 18 giugno del 1991. Quindi sono esattamente questo personaggio, sono 30 anni che esattamente si trova in edicola. Quindi è una cosa veramente, veramente rara. Comunque, se pensiamo a un fumetto comunque già pubblicato nel 1991, e è arrivato addirittura nel 2021, nonostante i problemi delle edicole, i problemi arrivati negli ultimi comunque 10-15 anni. Ecco, diciamo, ha comunque diminuito notevolmente sicuramente le sue vendite in edicola rispetto agli anni 90, ma ancora è presente, quindi questo testimonia la qualità e il lavoro fatto da Lavonelli su questo personaggio. Allora, ho deciso di parlarvene in maniera generale, anche per dare alle persone magari che non hanno mai letto questo tipo di fumetto la possibilità di poter finalmente approcciarsi a questo personaggio. Infatti io stesso ho iniziato a leggerlo in ritardo, ho recuperato gli albi veramente a un prezzo veramente veramente basso, quindi ragazzi potete recuperare veramente a prezzi irrisori i primi numeri in blocco di Nathan Never. Questa mia operazione l'ho fatta ad aprile e sono attualmente in lettura con il numero 65. Ho appena finito la saga di Atlantide, come avete potuto vedere comunque nei miei video. Io mi sono innamorato letteralmente di questo personaggio, che reputo insieme a Dragoniero, diciamo, le letture più belle che io ho fatto per quanto riguarda la Bonelli. Sono sincero, ho letto poca roba della Bonelli, ho sempre avuto questi pregiudizi del fatto che i prodotti della Bonelli fossero vecchi, non fossero validi. Ecco, diciamo che Dragoniero prima, ma soprattutto Nathan Never dopo, mi hanno completamente smentito. Questo anche farvi capire, ragazzi, se magari siete più giovani, non fatevi condizionare da quello che pensa la gente. Insomma, anche la Bonelli è capace di fare grandissimi, ottimi prodotti, anche adatti ai giovani, secondo me, come questi tipi di prodotti, appunto, Nathan Never e Dragonero, ma soprattutto siete magari ragazzi sui 25, 30 anni, 20, 22, comunque siete comunque più maturi rispetto agli altri, magari diciamo che questi tipi di prodotti vi piacciono ancora di più. Infatti, io mi reputo proprio maturo rispetto alla mia età, comunque. Sono un grande fruitore di opere vecchie, anche di film vecchi, di serie TV vecchie, quant'altro. Di conseguenza, questi tipi di opere mi appassionano ancora maggiormente rispetto magari alle nuove opere che mi trovo alquanto bambinose, ecco. Alcune, per l'amor del cielo, non tutte, ma trovo alquanto bambinose, soprattutto nell'ambito americano e giapponese, ecco. Ma sono le mie considerazioni. Comunque, non divulghiamo troppo perché stiamo parlando di Nathan Never e non di queste cose qui. Allora, Nathan Never nasce da un'idea di Antonio Serra, Michele Medda e Pepe Vigna. Infatti sono loro tre i creatori di Trio Sardo, cosiddetto di Nathan Never, e gli disegnatori che si approcceranno a questa serie sono tantissimi. Diciamo che all'inizio vengono scelti alcuni, tra cui Claudio Castellini, che è anche l'autore della copertina del numero 1 e anche il disegnatore di questo numero 1, che ha disegnato, ragazzi, in maniera divina. E oltre a lui, comunque, vedremo comunque tra le voci di Nathan Never che vengono scelti, per esempio, Germano Bonazzi, Stefano Casini, Nicola Mari, Romeo Toffanetti, comunque tantissimi altri autori di altissimo livello, secondo me, e con un disegno veramente particolare, ognuno tra l'altro con un disegno veramente diverso dall'altro. Infatti Castellina ha un disegno molto supereroistico, diciamo, Mario ha un disegno molto cupo, drammatico, che si è tratto benissimo secondo me con l'opera. Casino ha un disegno un po' particolare, non so come spiegarlo, ma particolare rispetto al dei disegnatori della Bonelli. Bonazzi assomiglia un po' a Mari, ma ha un'incastrazione comunque diversa da lui. Infatti ogni persona, cioè diciamo che ogni numero di Nathan Never, chiunque sia disegnatore, si riconosce che è diverso dagli altri. E questo secondo me è un pregio, perché ognuno così può dare la propria impronta al personaggio di Nathan Never. Premesse fatte in questo senso qui, parliamo un po' di quella che è la storia e il personaggio. Nathan è un personaggio molto, molto, molto tormentato. Infatti ha avuto un passato difficile, che potremo avere modo di scoprire all'interno poi dei numeri successivi, e si trova quindi a lavorare per l'agenzia Alfa. Infatti, nel mondo di Nathan Never, l'agenzia Alfa non è altro che un'agenzia privata che si occupa di risolvere casi e problemi, in quanto comunque la polizia in questo mondo, come già scopriamo tra l'altro in questo primo numero, è abbastanza corrotta dalla Yakuza, dalle triadi cinesi che hanno mai preso il potere della polizia, comunque del governo e quant'altro. Quindi le agenzie private si occupano poi di risolvere questi problemi che la polizia corrotta non è in grado di fare. Infatti Nathan è sì un fumetto di fantascienza, ma è anche un fumetto, secondo me, fanta politico, fanta thriller, fanta poliziesco, diciamo, sì. Infatti lui è un agente segreto, si occupa di risolvere questi casi. È un fumetto molto molto drammatico. Infatti, ragazzi, qui vediamo come appunto un futuro che si immaginano Vigna, Ferra e Medda, molto distopico, molto impregnato da
inquinamento, appunto da corruzione, da una situazione di velocità a livelli, affinché poi i reietti della società vengano poi rimessi nei bassi, nei livelli più bassi, in mezzo alla merda, e lasciati lì senza che nessuno si preoccupi di loro, un po' come sono i barboni comunque nel mondo attuale. Quindi comunque ci sono tantissimi anche riferimenti alle tematiche oggigiorno presenti nel mondo, e quindi comunque non è solo un fumetto di fantascientifico positivista, come potevano essere comunque le opere, space opere comunque degli anni 60, ma si riavvicina di più a un film quale che è Blade Runner. Infatti, se ragazzi avete amato Blade Runner, sicuramente amerete anche Nathan Never, quando le ambientazioni sono comunque molto simili, i temi trattati sono molto simili, e c'è proprio drammaticità a cupezza in questa opera. E diciamo che per me è un punto di vantaggio, c'è veramente tantissimo pessimismo, ma io oggettivamente penso che il futuro non può, cioè, per come conosco l'uomo, non lo vedo in maniera positiva. Di conseguenza io mi appresto a quello che vedo in Nathan Never, lo reputo veramente veramente reale, ecco, un possibile futuro che potrebbe veramente un giorno succedere, ok? Perché comunque l'uomo, ragazzi, è egoista e pensa ai propri interessi e non pensa al benessere del pianeta e della popolazione, e qui si vede tantissimo, ragazzi, si vede veramente tantissimo, tanto. Nathan, poverino, è un personaggio, come ho detto prima, tormentato. È un protagonista diverso dai suoi eroi Bonelli, in quanto comunque non è eroe. È un eroe, sì, crede ancora nella giustizia e quant'altro, ma spesso mette in discussione se quello che sta facendo è veramente la cosa giusta, se riuscirà mai a cambiare il mondo che lo circonda. Insomma, se quello che lui fa è effettivamente utile a qualcosa. Lui lo fa perché si sente capace a fare questo, ma non perché lo deve fare, perché si sente un idealista, ecco, diciamo che è un personaggio che vive con tantissimi rimorsi, tantissimi peccati, che sbaglia in continuazione, già in questo momento, tra l'altro sbaglia nel riuscire a catturare un criminale, per dirvi, cioè, non è un eroe perfetto, è un eroe senza macchia, è un eroe tormentato, anche psicologicamente instabile, cioè, è un personaggio di cui una persona può veramente toccare, e io riesco a toccare Nathan, è un personaggio che io amo e adoro. E ogni numero, tra l'altro, ragazzi, scopriamo qualcosa di nuovo. E nel corso della serie, almeno dei primi 60 numeri, il personaggio evolve, cambia, in base alle situazioni e alle cose che gli succedono. Così come lui, comunque, ciò avviene anche nei personaggi che fanno parte dell'Agenzia Alfa, che impareremo a conoscere poi nella serie, come possono essere Jack O'Ryan, Lex Weaver, appunto Edward Razer, Sigmund Baginov, Link. E tantissimi altri, insomma, sono tantissimi personaggi, secondo me, l'Agenzia Alfa veramente caratterizzati in maniera perfetta e che con la quale noi possiamo veramente toccare. Infatti, non sono tutti eroi senza macchie, pensiamo addirittura a Eddie Eviland, che io reputo un personaggio fantastico, ragazzi, nonostante molti lo odiano perché è un personaggio odioso, però è un personaggio reale che il mondo di Nathan Never si riesce veramente a toccare. E questo, secondo me, è un vantaggio veramente notevole del personaggio di Nathan Never. Poi siamo sulle mie considerazioni sulla serie, e vi assicuro che dovete assolutamente recuperarla. Tutte le storie sono veramente veramente belle. Tra l'altro, abbiamo tra l'altro una differenza tra i scrittori. Infatti, vedremo che quando a sceneggiare Michele Medda, le storie sono molto più cupe, drammatiche, noir, thriller, sono molto allo stile Blade Runner, in maniera molto molto pesante. Beppi Vigna, invece, è un misto tra la fantascienza pura, e diciamo il poliziesco, il thriller, il noir di Medda, mentre Serra è quello che ti gioca le trame in maniera più sofisticata, più lunga, ecco. È quello che lui organizza poi le saghe in pura salsa di fantascienza pura, ragazzi, per quanto comunque ci siano rimandi polizieschi, thriller e quant'altro, però sono quelle che fanno un po' più sognare, ecco. Diciamo che Serra è il 3-3, quello un po' più positivista, e Medda è un po' quello più negativista. E però le due cose si controbilanciano in maniera perfetta. Nathan comunque non per questo cambierà secondo degli autori, rimarrà comunque un personaggio coerente con se stesso, ma cambieranno magari le azioni, le ambientazioni, le svolgere delle azioni, ma così comunque non annoiare mai il lettore, che comunque in ogni storia, in base allo scrittore che ha, si aspetta sempre qualcosa di diverso, ecco. Queste sono le considerazioni su questa serie, che io trovo veramente veramente fantastica, ve l'ho detto. Ho di nuovo i primi 60 numeri e amo i personaggi Nathan Never. Volevo prendervi anche magari l'ultimo numero uscito per farvi vedere la differenza tra i 30 anni. Purtroppo, però, io sono una persona molto fissata, nel senso che mi va di buttare via i soldi, nel senso che preferisco prima aver letto tutta la serie e poi eventualmente recuperare i numeri nuovi. Quindi, finché non sarò in pari, probabilmente non comprerò e non leggerò i numeri nuovi di Nathan Never, essendo comunque una serie
fortemente incontinuiti. Se fosse una serie come può essere Zagor, come può essere Tex, magari l'avrei fatto, ma il fatto che siamo molto contenuti non vorrei rovinarmi la lettura leggendo già i numeri nuovi, ecco. Non voglio sapere niente, voglio veramente potermelo leggere a 360 gradi senza avere alcun tipo di spoiler, ecco. Questo è il motivo principale. Ma prima di lasciarvi, ho deciso di leggervi quello che scriveva Sergio Bonelli, ragazzi, quando ha pubblicato la prima volta nel 1991 Nathan Never. E voglio vedere un po' con voi cosa pensava di questo personaggio e se veramente anche lui avrebbe mai pensato che avrebbe raggiunto i 30 anni di vita. Infatti, possiamo vedere che abbiamo il giornale di Nathan Never, e adesso vi leggo quello che ha scritto Sergio Bonelli sul personaggio. Allora, cari amici, appunto, si trova appunto giugno del 1991. La cover di questo secondo numero del giornale è doverosamente dedicata alla nostra nuova pubblicazione, Nathan Never, che esordisce appunto questo mese. Vi confesso che vi riesce difficile usare l'aggettivo nuova. A me sembra già vecchissima. In redazione ne parliamo da oltre 2 anni, quindi dal 1989. Ci scambiamo proposte, suggerimenti, stracciamo prove mai riuscite. Insomma, questo personaggio del futuro è già protagonista di un bel pezzo del nostro passato. Per fortuna sarà invece totalmente nuovo per voi. E mi auguro che lo sia non solo in senso cronologico, ma per il suo contenuto. Gli autori ce l'hanno davvero messa tutta per realizzare una serie al di fuori degli schemi abituali. La parola ora passa all'edicola, cioè a voi. Io ancora una volta mi trovo a vivere uno di quei momenti che rendono appassionante questo nuovo nostro lavoro, l'attesa del vostro giudizio. Penso alla classica scena del futuro padre che passeggia nervosamente fumando una sigaretta dopo l'altra. Io non fumo, mi antistressa la liquirizia, in questo periodo ne sto consumando a chili. E tanta, tantissima liquirizia. Mi serve anche per un altro tipo di annuncio, che mi rende un po' nervoso. Devo infatti parlarvi dell'aumento dei nostri prezzi. Vabbè, questo qui parla un po' dell'aumento dei prezzi, purtroppo, dei Bonelli, ma vi parlo magari della seconda parte del giornale, che parla in maniera proprio dettagliata di Nathan. Allora, il grande momento è arrivato. Il 18 giugno sarà in edicola Nathan Never, il primo fumetto bonelliano di fantascienza. Qua a sinistra, eccola qua la copertina, c'è la copertina. C'è la copertina, mentre nella pagina in anteprima vedete quella del secondo numero, che è appunto questa qua, in monolito nero, sempre di Claudio Castellini, ovviamente. Gli autori, il trio Med, Serra e Vigne, stanno preparando una concura maniacale da 2 anni, insieme a un formidabile staff di disegnatori. Come dicevamo, per la prima volta in casa Bonelli, rompe la fantascienza, tanti anni richiesta a gran voce da una marea di lettori. Già, ma quale fantascienza? Con la super creatività e i potenti mezzi, scherziamo, dai, della nostra casa editrice, leader del fumetto italiano, e qui non scherziamo affatto, grande Sergio, non poteva che essere una fantascienza nuova e diversa, come ogni novità non si può anticipare, né tantomeno spiegare o raccontare. Certo, potremmo dirvi che le avventure di Nathan Never si svolgono in un prossimo futuro, in una civiltà dominata dalla tecnologia, costantemente alle prese con problemi come l'inquinamento e lo strapotere dei mass media, dove le città hanno assunto l'aspetto di sterminate megalopoli, in cui la criminalità dilaga. Assolutamente d'accordo, anzi, davvero veramente tantissimo, tantissimo questa cosa. Uno scenario alla Blade Runner, in cui l'agente speciale Alpha, cioè appunto Nathan Never, è il protagonista di un fantathriller mozzafiato, dove l'immaginario futuribile si mescola a trame poliziesche realistiche dure. Ma detto questo, ci rendiamo conto di aver detto poco o niente, soprattutto chi è davvero Nathan Never? Che cosa nasconde nel suo passato? È un eroe o un antieroe? Forse è solo un essere umano, in un mondo sempre meno umano. Ma ripetiamo, a voi il piacere di scoprire da giugno in poi ogni minuto delle sorprese di quello che vi annuncia come l'evento fumettistico degli anni 90 e oltre, fino al futuro, o almeno fino al 2021. Grande. Allora, testo e disegno. Ho già parlato il mese scorso, ma ne valeva la pena di insistere sull'impegno con cui è stata affrontata la grande avventura di Nathan Never. Soprattutto dal punto di vista dell'amalgama tra testo e disegno, Medda, Serra e Vigna hanno raccolto e messo a disposizione degli illustratori un dossier tecnologico ambientale di proporzioni davvero galattico, ottenendo lo scopo che si erano prefissati, quello di un fumetto da leggere ma anche da guardare, per la grandiosità e la grandezza di ambienti, armi e costumi, e per il taglio nuovo di inquadrature e di mirabolanti sequenze. Questo qua, insomma, è quello che diceva Sergio del personaggio di Nathan Never. Tra l'altro, a un infine dell'albo, almeno dei primi anni, troverete comunque approfondimenti sul mondo di Nathan Never, e all'inizio troverete un sito news in cui parla appunto del mondo di Nathan Never. Questo ovviamente almeno per i primi numeri, dopo vedo che questa cosa è un po' andata a scemare, purtroppo, vi dico. Beh, ragazzi, questi erano i miei video per festeggiare insieme i 30 anni di Nathan Never, del personaggio Bonelli migliore, secondo me, attualmente. O almeno negli anni 90 era veramente qualcosa di stradone, quindi, ragazzi, recuperatelo. Questo è il mio video, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video.